sono ancora qua, la forza di volontà mi ha aiutato a tenere duro, anche grazie alla squadra, alla mia famiglia che magari mi hanno visto un po' in crisi in certi giorni, era inevitabile si è visto. Questo perché mi sono preparato bene per questo giro, ma purtroppo ho avuto degli intoppi. E questo risultato è la prova che con la testa, perché no, anche con la pressione, io ho voluto ripagare la fiducia della squadra. Da quest'inverno che ho un gruppo attorno a me, mi hanno dato fiducia, quindi sono contentissimo. Che dire, sono incredibile. Okay. Thanks, good evening, thanks for coming. The truth is the pressure. Fabio, che pensieri ti frullavano nella testa gli ultimi 200 metri del rettilineo? Cioè, avevi in mente una persona, avevi in mente i sacrifici, avevi in mente il momento più duro che hai attraversato fin qui in questo giro? Riesci a isolare il pensiero che avevi in testa? Ma ti dico, avete visto su molti roll come andavo, la fatica che ho fatto gli ultimi 40 km. In quegli ultimi 7 km ho pensato a fare la stessa fatica che ho fatto quel giorno, ma solo oggi stavo un po' meglio. E questa è la differenza che ho fatto quest'oggi. In questo sport, questo è uno sport di sofferenza e purtroppo è troppo facile. È facile vincere quando stai bene, ma è molto difficile tenere duro quando hai momenti di crisi. Non lo nascondo, sono uno che non ho mai avuto niente facile, non solo ora, ma in tutta la mia carriera, tra virgolette, fino a qua. Però ho imparato a tenere duro, a soffrire, quindi oggi è arrivato questo risultato. La sofferenza che ho fatto oggi, gli ultimi 7 km, è stata uguale a quella che ho fatto gli ultimi 40 sul Montirolo, però sai, certe volte, sai, quando sei staccato, quando hai 2 minuti, ti passa tutto per la testa, però non mi faccio condizionare, anzi, è stata un po' quella che mi ha aiutato, diciamo che in tanti giorni ho pedalato più con la testa che con le gambe. Fabio, complimenti. Mi dici cosa pensi che potrà succedere domani a te, a Gio, a Contador? Come vedi, certo il distacco è considerevole, credo non sia mai stato ribaltato un distacco così, però c'è un lungo tratto interrato e spesso Contador rimane da solo senza uomo. Come te la vedi la tappa di domani? Domani quella delle finestre è una salita molto dura e lunga. Alberto ha dimostrato in questo giro e in tutti questi anni di essere un grande campione e di saper superare anche dei momenti magari anche lui di difficoltà. Io penso a recuperare oggi, poi domani sicuramente siamo concentrati. Oggi ci tenevamo a fare la tappa e i miei compagni sono stati veramente eccezionali, mi sono stati vicini, ripeto, anche nei momenti che ho avuto più in questo giro. Abbiamo fatto la corsa, hanno tirato per tutto il giorno, abbiamo tirato tutto il giorno in questa vittoria per loro. È vero che sei partito convinto che neanche oggi fosse una buona giornata? Ma ti dico la verità, ho fatto veramente fatica anche oggi, però dico, anche quando fai fatica ti metti dei traguardi intermedi. Quando è scattato? Ma quando sono iniziate le ultime salite stavo un po' meglio, però anche ieri è stata una tappa impegnativa, siamo andati forte nel finale in questo giro, siamo andati sempre forte perché anche i vantaggi di questo strumento qua
mi dicono che siamo andati veramente forte, poi non solo in media, ma se chiedete anche in gruppo c'è stanchezza, perché comunque sono state sempre delle tappe tirate. Ieri è stato l'unico giorno che per 50 km siamo andati piano, tutti i giorni c'è stata una squadra che ha voluto fare la corsa, quindi è un giro duro. Noi di Astana abbiamo cercato di far bene, di fare la corsa, e stavamo bene, siamo un bel gruppo, quindi abbiamo cercato di finalizzare. Ciao. Allora, cosa? Questa vittoria come cambia il tuo bilancio del giro? Come sarebbe stato il tuo bilancio fino ad oggi senza questa vittoria e come lo cambia? E poi l'altra cosa, rispetto all'anno scorso o ad altre vittorie che hai vissuto intensamente, come collochi la giornata di oggi? Ma questa vittoria ha un sapore particolare, anche perché è veramente inaspettata, e guardando anche i giorni passati, insomma, non stavo bene, però è venuto duro. Il bilancio del giro, ti dico, sono uno che può sembrare una cosa banale, però sono uno che non si accontenta mai, e questo mi ha aiutato in questi anni a dare sempre di più. Una cosa che mi piace fare è non soffermarmi su quello che ho fatto, né in negativo né in positivo, quindi per me questo giorno è già passato, sono contentissimo, sono veramente felice, questo non lo nego, ma non sono che si esalta, e penso già a far bene, penso a finire questo giro e poi a preparare i prossimi obiettivi, perché questo è il mio lavoro e voglio fare il mio lavoro al meglio. Se sono ancora qua, nonostante tutto, è perché ci tengo veramente. E rispetto alle altre vittorie dell'anno? Ti dico, ha un sapore veramente particolare. Anche l'anno scorso Monte Campione è stata la prima vittoria, è stata un'emozione unica. E quest'oggi ha un sapore particolare proprio per i momenti e per l'avvicinamento che ho avuto. Quindi sono felicissimo. Come il ciclista può tornare fisicamente 3 giorni dopo una tappa come Luca? Ma ti dico, questi giorni ero veramente stanco, ho dormito tantissimo, mi addormentavo durante i massaggi, cercavo di dormire la sera il più possibile. Ti alzi la mattina che sei veramente distrutto, però quando sei in gara. Quando sei in gara pensi sempre che di avere chilometro dopo chilometro sensazioni migliori. Questo è quando stai male, diciamo, l'unica cosa che puoi fare è metterti degli step, magari dopo 50 km, dopo 100, dopo 150. E questo è un po' quello che fai. Fabio, auguri per la vittoria. Che cosa le ha spinto di più, da dove deriva la motivazione? Mostrare lei stesso che stoffa è? O ribaltare le gerarchie nella squadra? O dare una risposta all'opinione pubblica che le dava già un po' del semi-perdente? No. Nella squadra le gerarchie non ci sono mai state. Michel in questo giro ha dimostrato di andare veramente forte, si è meritato i 2 successi che ha fatto. Avete visto su molti ruolo che mi ha aspettato, e poi sono stato anche io a dargli il via libera, perché non era la mia giornata e lui stava veramente bene. Secondo me è molto importante questo, perché un corridore deve anche avere le sue carte da giocare. Se io non riuscivo a tenerli la ruota, era inutile che lo tenessi di con me. Comunque, se la squadra non mi ha mai abbandonato, hanno sempre creduto in me. La forza, alla fine io sono un ciclista, sono stipendiato per far questo e ci tengo a onorare il mio lavoro al meglio.
quando stacco e quando riposerò mi prenderò i miei spazi, ma quando faccio il mio lavoro voglio farlo al meglio, e nonostante soffra come una bestia e faccio una fatica immane che magari non si vede certe volte, ma posso assicurare che così si vede. Cerco di dare il massimo. Ultime due domande. Ti si vede partire sulla sinistra, si vede il contador in seconda posizione che sale in danzoso, no? Sul pedale, e non si muove, non c'è un'accelerazione, non c'è una reazione. Ci spieghi questa situazione e questo comportamento? Ma questo non lo so, diciamo, dovevo chiedere ad Alberto. Io ho provato ad attaccare, aveva attaccato uno Michel, aveva fatto una progressione molto forte, io sono rimasto a ruota, ho recuperato un attimo e poi ho provato a partire. C'era davanti Ejedal, l'ho ripreso, ho recuperato un attimo e poi ho cercato subito di andare via da solo e ho fatto una cronoscalata sino in cima. Mi dava un po' di stacchi, ma sai, quando sei lì a 15 secondi dai veramente tutto te stesso, e poi quando sono arrivato al traguardo è stato solo lì che ho coronato questo risultato. Ultima domanda. A cosa alludi quando dici che non è venuto niente di facile nella vita? Ma ti dico, dopo anche prima, quando andavo a scuola, viaggiavo tutte le settimane, il sabato andavo a correre, a fare un ciclocross, insomma, e poi tornavo la domenica e lunedì ero a scuola. Mi capitava di fare anche 20 viaggi in 3 mesi, quindi è tanto, insomma, anche 2 volte per settimana. Mi è capitato anche di perdere 2 giorni di scuola, ma di salvarmi sempre. Sono riuscito a non perdere un anno, sono riuscito a diplomarmi e poi dopo mi sono trasferito fuori 3 giorni dopo la maturità. E sai, spostarti dalla tua famiglia, ci sono tanti ragazzi che dicono ah, io prendo, vado fuori, tanto vado a vivere da solo, così sono più libero. Io invece ho intrapreso una strada di rinunce, perché questo mestiere ti impone di fare dei sacrifici, non siamo dei ragazzi comuni, perché insomma dobbiamo stare attenti all'alimentazione, non andiamo a fare tra virgolette feste, insomma facciamo molti mesi di sacrifici, però non ho avuto subito i risultati e è proprio stato quello che mi ha fatto capire che dovevo continuare ad allenarmi e a fare dei sacrifici. E poi non è venuto niente così, piano piano. Poi ho firmato il contratto, quando sono passato non sono andato subito benissimo, ma ho imparato tanto nel giro del 2013 con Vincenzo, ho imparato veramente come si muoveva, ho imparato ad avere una dissenteria per 3 giorni e a non ritirarmi e a finire il giro sulle 3 cime in crescendo. E queste sono tutte esperienze che ti tornano dietro. Non posso dire di aver avuto tutto facile, però questo ti insegna a continuare, cioè ad avere fiducia e sacrifici. Ok, grazie.